Ciao ragazze, allora volevo mostrarvi il procedimento per riprodurre il calco di qualunque oggetto con un prodotto di cui forse avete letto qualcosa su Facebook perché ho messo un post e ho fatto vedere questi abbellimenti che sono fatti in resina, sono degli abbellimenti scrap per chi non lo sapesse, credo nessuna perché nello scrap penso che siano abbastanza famosi perché sono, almeno io li adoro, che sono in resina e sono delle tipo cornicette, vabbè qui c'è un'aquila, cornicette, altre cornicette. Mi piacciono le cornici, non so se si è capito. E poi diciamo fregi di tutti i tipi. Io questi li avevo già comprati tempo fa, ancora prima forse di iniziare seriamente a lavorare, seriamente, vabbè, a mettermi più di impegno, insomma, con progetti scrap. Li avevo fatti per realizzare dei fregi per le mie cornici, cornici, cornicette in legno che insomma facevo e che faccio tuttora. Perché insomma li trovavo molto singolari, molto particolari e poi da lì ho iniziato a farli anche in gesso con la pasta, con la polvere di ceramica per decorare dei portafoto e quant'altro. Sono questi, io adesso vi faccio vedere quelli che avevo già fatto ai tempi, infatti sono sporchi un po' di gesso. Questi sono i calchi, nello specifico di questo qua e di questo qua. Che qua c'è un paciocco. Allora, questo è il calco di questo che è stato realizzato con la gomma siliconica, la GLS50, che adesso vi faccio anche vedere il barattolo, e questo è il calco invece di questo. Come vedete, c'è una precisione di particolari che è al 100%, direi, nel senso che per chi mi scriveva su Facebook di usare l'RTV sempre della Prochima, volevo spiegare che va benissimo, non, cioè, è comunque un prodotto che serve per riprodurre le forme, però in questo caso qua non va bene perché è una pasta modellabile, quindi è compatta. Dovendo entrare a riprodurre, non so se vedete, tutti questi particolari, no? Su vari strati, su vari livelli, non è possibile farla entrare proprio bene, bene, riprodurre proprio fedelmente la forma. Si usa di più per forme che hanno, diciamo, dei livelli più superficiali, ossia hanno delle scanalature meno profonde, quindi meno rilievo. In questo caso qua, con queste, addirittura, se vedete queste cose qui, serve obbligatoriamente una pasta colata. Che sia, se ne trovate anche altre che non siano della Prochima, secondo me è la migliore. Io, insomma, qualche prova l'ho fatta in passato per, insomma, capire quale fosse meglio usare. Secondo me è la migliore, oltre ad essere insomma, un prodotto di una marca italiana che è di Perugia, che è leader nel settore, loro fanno soprattutto modellismo. E quindi secondo me è la migliore, però ripeto, c'è anche chi usa il silicone vero e proprio per fare questi stampi. Ripeto, io preferisco spendere qualcosina in più perché in effetti la gomma siliconica, che nello specifico è questa qua, costa. Questa è quella da 1 chilo, mi sembra. Da 1 chilo, costa, adesso non mi ricordo più, ma siamo sui una quarantina d'euro, 35-40 euro, dovrei andare a vedere perché l'avevo presa da un po', non mi ricordo più. Comunque, questa è la gomma siliconica, la GLS50 della Prochima, col suo catalizzatore, perché funziona così, è una gomma, né più né meno, proprio anche cercate di non toccarla troppo con le mani perché è un prodotto totalmente naturale, per cui non dovete aver paura di contaminazione, ok? Perché non ha controindicazioni, ovviamente non è che ve la potete mangiare o bere, però sulla pelle non dà, se riesco ad aprirla, non dà, diciamo, problemi. Però è questa, la vedete che ha questa consistenza molto liquida, cioè gommosa, no? Ecco. Ha questa soluzione che può essere diciamo colata in diverse
quantità a seconda della necessità, va aggiunto il 5% di catalizzatore, che è quello che permette poi di farla, di trasformarla da liquida in gommosa, cioè con questa roba qua, che come vedete ha un livello di elasticità pazzesco, che credo l'RTV non abbia, nel senso che parte morbida, ma poi una volta che sono state unite le due componenti bianca e rosa, si indurisce come questa, cioè è sì gommosa, ma non ha il livello di elasticità che ha questa, perché questa proprio la piegate, cioè ne fate. Questa invece, se la contorcete troppo, credo si rompa. Queste qui non le ho fatte io, le avevo comprati questi stampini per fare i camei, insomma, altre storie. Quindi, GLS 50 col suo catalizzatore 5cc, che sono 5 ml, quindi 100 ml di prodotto, di gomma, 5 ml di catalizzatore. È molto semplice, basta mescolare bene le due cose, colarla sulla forma e lasciare riposare per 24 ore. E dopodiché diventerà completamente solida, si stacca e voi avete la vostra forma perfetta. Vi faccio vedere anche le altre, ho riprodotto anche questo, che sarebbe questo qui, ho riprodotto anche questo qua, che sarebbe questo. Io questi li ho riprodotti così, e in mezzo c'era, sarebbe questo qua, vedete anche qui la forma è perfettamente la sua, e l'ho staccato ed è questo qua, fedelissimo. Ora, una volta ottenuto questo stampo, che adesso vedremo come fare, dentro ci potete colare qualunque cosa, sempre prodotti a colata, anche qua, perché il problema è lo stesso, nel senso che se usate una pasta modellabile non va a infilarsi dentro tutti i microscopici particolari, per cui ci vuole o la resina, che adesso poi proveremo anche ad usare, oppure la pasta di ceramica, la polvere di ceramica, quindi con cui si fanno i gessetti profumati, che è appunto polvere mischiata d'acqua, poi ad essenza, a seconda piacimento, comunque rimane liquida, oppure la pasta di legno, che appunto è segatura, diciamo, è polvere di legno mischiata ad acqua e con la vinilica. Per ottenere, qui abbiamo una risorsa incredibile per ottenere queste cose qua. Questo è un fregio in polvere di legno, pasta di legno, chiamatela come volete, che io ovviamente non l'ho fatto io, questi li ho comprati da un'azienda che li fa, però ne ho comprato uno per tipo e mi sono riprodotta il calco, ad esempio, cioè non di tutti perché non ho ancora avuto un attimo di tempo, però di questo qui, questo calco qui che vedete qui, adesso ve lo faccio vedere, c'è questo, ne ho comprati, perché poi cosa succede? Che io li separo, li taglio e di uno magari gli taglio questo pezzo qua che diventa un fregio, qua gliene taglio un altro pezzo, diventa un altro fregio, e di uno ne faccio quattro, capito? Non è che io li avevo comprati perché insomma, ogni tanto facendo i mercatini con le mie compagne di Shelby, ho necessità di decorare anche cornici, mobili, ogni tanto piccoli mobiletti, ecco, per cui queste cose qua sono fondamentali. Io adesso non lo trovo più, quello a fare là, ah, eccolo qui. Questo infatti non è un fregio a sé, è un particolare di un altro fregio, di un fregio più grosso che io ho separato in quattro e insomma li utilizzo per fare, li taglio perché sono molto duri, però col coltello si possono tagliare, con un coltello un po' affilato, facendo un po' di attenzione se non si sporca via un dito. Io da questo, ecco, io da questo ho realizzato questo clone qui, che in effetti è questo qua, vedete, è il suo. Cioè quelli di resina sono fatti così, la resina che poi vedrete come verrà fuori questa. Io consiglio di utilizzare, cioè voglio fare questo tentativo con la resina, anche questi li ho comprati, non l'ho comprato, riproduco il calco. Voglio usare questi prodotti qua, che siano resina, che siano pasta di legno, che siano in silicone, quello che volete,
perché sono più leggeri, non posso utilizzare i gessetti perché sono, pesano uno stonfo, cioè su una card metto un gessetto grosso così e cioè, viene uno schifo perché pesa più il gessetto della card, non ha la consistenza. Su eventualmente un album, la copertina di un album avrebbe un senso, però il problema è che i gessetti sono anche molto delicati, per cui si rischia al primo colpo di romperli e di dover buttare via tutto, perché poi una volta incollati voi sapete che... Quindi il motivo di tutto questo è che io, avendoli fatti fino ad ora solo come gessetti, voglio provare a realizzare con queste forme qui, con alcune che ho comprato da poco e non avevo ancora, quelle in resina, che sono molto più leggere, molto più resistenti e secondo me sono più adatte a decori di scrap. Quindi mettiamo via anche questo. Allora, in sostanza, cosa bisogna fare? Vi dovete munire, vabbè, a parte della colla della gomma siliconica, di un contenitore di plastica che sia a bordi alti, che non abbia buchi sotto. Io per questi qua più piccoli ho utilizzato le confezioni dei cotton fioc, che sono queste. Però in questo caso qua, volendo riprodurre questa qui che è rettangolare, che è meravigliosa, non mi ci sta, nel senso che stava giusta giusta, però ci deve essere un po' di bordo intorno per dare la possibilità di staccarla senza romperla, perché ovviamente anche questa, se la tiri là, si rompe. Per cui ho preso un contenitore della cucina è abbastanza sufficientemente alto. La cosa che vi consiglio è di attaccare i vostri supporti con del biadesivo extra strong, perché il problema è che la gomma siliconica è molto densa e questi oggetti, essendo molto leggeri, quando ci colate sopra, se passa sotto fa salire l'oggetto e viene meno il tutto, nel senso che rimane, poi lui viene in superficie, per cui dovete trovare il modo di ancorarlo bene alla base, in modo che uno non passi troppa roba sotto, due non salga in superficie, perché sennò l'esperimento non riesce. Per cui biadesivo extra strong, io ho usato quello della Tesa, proprio quello potentissimo, che infatti va benissimo, e ho attaccato, vedete, il supporto in modo che non si stacchi. Dopodiché passiamo alla colata.